Ciao ragazzi, benvenuti su The Crew 2. Per chi si fosse perso la scorsa live, questo è il mio ultimo acquisto, Kawasaki Ninja H2. Guardate che tamarrata di moto. L'ho fatta così, quindi di colore nero opaco con rifiniture di colore verde lime. E soprattutto guardate che scarichi prepotenti. Ho messo questi così da renderla più cattiva rispetto all'originale, anche perché gli scarichi originali facevano schifo, ragazzi, credetemi, facevano schifo, sembrava tipo di avere uno scaldabagno al posto di uno scarico, quindi ho messo questi qui. Comunque, cosa faremo in questo episodio? Se vi ricordate, nell'episodio precedente abbiamo sconfitto il boss dello street racing. Questa volta ci toccherà affrontare il boss dell'off-road. E questa volta, ragazzi, sarà veramente un qualcosa di assurdo, perché se vinceremo questa gara contro di lui, ci regalerà l'elicottero, vi rendete conto? Quindi avremo in regalo un elicottero, quindi non vedo l'ora di gareggiare. Però prima di farlo vi faccio vedere un po' la moto per chi non ha visto la live. Vai, testiamo un po' questa Kawasaki Ninja H2. Ragazzi, vi ricordo sempre che ogni tanto sono in live qua su YouTube la sera, quindi mi raccomando, passate. Le live devo dire che stanno andando benissimo, siamo tipo all'incirca 250-300 spettatori, che per The Crew è veramente tanto. Quindi se volete vedere io che compro auto, moto, barche, aerei, venite live, perché ci stiamo divertendo tantissimo. Quindi anche lì sicuramente faremo un bel viaggetto nei pressi di Sacramento, Salt Lake City, quelle parti lì. Quindi ci divertiremo tantissimo, perché useremo il BMW soprattutto in off-road. Comunque, questa è la Kawasaki, bella cattiva come sentite, ragazzi, bella cattiva, fa subito i 300, quindi è seriamente una bella sfida. Lei, la BMW e il Ducati Panigale, perché al momento sono questi i veicoli che possiedo. Diciamo che mi manca l'MV Augusta per completare le moto sportive. Vabbè, poi c'è anche il Ducati Monster, se non sbaglio, altri Ducati, però quelli lì sono più, quindi non sono come questi. Di moto sportive c'è tipo la Ducati Panigale, e ve l'ho fatta già vedere. Comunque dai, facciamo tipo una piccola impennata prima di fare il duello con il boss, che dovrebbe chiamarsi Tucker Morgan, una cosa del genere. Comunque vediamo un po'. Sì, vedete ragazzi, comunque eccoci qui, lo scambio off-road, e dobbiamo sconfiggere questo tipo qua. Vedete, ci danno 3000 follower e 22.500 bucks, crediti, soldi, dollari, vabbè, fate un po' come volete, e ci danno in regalo l'elicottero. Quindi facciamo subito raggiungi e vediamo come va, perché se c'è la possibilità vorrei fare questa gara in moto, quindi a bordo del KTM, quindi speriamo bene. Vai, vediamo di fare questa sfida, ragazzi, non voglio assolutamente fallire. Oddio, lui usa la lancia, vi rendete conto? La lancia, oddio. Vabbè dai, mettiamocela tutta, superiamo questo bastardo perché voglio l'elicottero. Vai, vai così, non so, non conosco nemmeno il tracciato, ragazzi, ma quello lì sta andando veramente forte, oh mio Dio. Wade si chiama, Wade, quindi mi sono sbagliato, non era Morgan. Vabbè, avrò letto qualcosa così di diverso. Vai, cerchiamo un attimo di battere questo Wade, ragazzi, anche se comunque la vedo abbastanza dura. Quello lì usa la lancia, quindi da quello che so la lancia qui è velocissima. Oppure ho sbagliato strada, perché potevo benissimamente prendere una scorciatoia, però non l'ho fatto, ragazzi, perché non conosco bene questa pista. Però dai, ce la metterò tutta per recuperarlo. Dai, 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 dai. Dai, so che ce la posso fare, ragazzi. È un tracciato che non conosco, ma se tutto va bene dovrei riprenderlo assolutamente. Vedete, siamo comunque distaccati di pochi metri, quindi... Oh, io posso anche tagliare? No, ragazzi, porca di quella miseria, dai. Ok, però comunque lui sta dietro. Io ho sbagliato strada e va bene, però comunque lui è dietro. Vai, lo riprendiamo adesso. Mamma mia, quanto odio questo tipo di gare così off-road, ragazzi. Non sono mai state il mio forte queste, io e l'off-road non andiamo seriamente d'accordo. Preferisco tipo le gare così, ma in moto. Pensi di potermi superare e lasciarmi indietro? Si cambia, ragazzi, si cambia, e questa volta posso dire di essere veloce, perché questo Mercedes è molto modificato, perché veramente l'ho fatto
modificato a bestia. Mo vediamo un attimo se riesco a superarlo a questo. Dai, dai, dai. Vabbè, penso proprio di sì, ragazzi, perché guardate come andiamo forti con questo. Solo che devo stare attento a non prendere tipo gli alberi, perché gli alberi è proprio... sono i peggiori nemici di questo gioco, perché ti rallentano tantissimo, ok? Ti rallentano tantissimo. Vai, vai, che siamo primi, ragazzi, siamo primi. Avevo ragione, il Mercedes Benz X-Class l'ho modificato così tanto che veramente non c'è scampo per lui. Poi bisogna vedere un attimo che veicolo ci fa usare, però... spero di poterla vincere questa gara, perché l'elicottero mi ha sempre appassionato qui su The Crew. Ok, ho provato gli aerei, le barche, però l'elicottero non l'ho mai guidato, quindi potrebbe essere interessante per farsi dei giri. Ok, ragazzi, non so dove stai andando, non so dove sto andando. Ok, devo andare lì, perfetto. Vai, ti prego. Ti prego, non farmi perdere, ti prego. Siamo all'80%, ragazzi. 80% è lui e a 260 metri. Quindi se sbaglio ora è finita seriamente, ragazzi. Se sbaglio ora, eh. Ti prego, fammi mettere tipo una moto. No, nessuna moto, ragazzi. Peccato. Ok, vai, sali, 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 dai. Dai che questo tipo ha perso, dai che questo tipo ha perso. Sì. Perfetto, ragazzi. Primo posto, ragazzi. Primo posto per noi. L'accordo era chiaro, Wade. Hai perso, quindi smamma. Mantieni la promessa che hai fatto. Primo posto per noi. No, no. Non penso proprio. E quale accordo? Qualcuno ha sentito parlare di un accordo? Oddio, io ma sì. Non è finita qui. L'abbiamo sentito tutti. Non è finita. Tu fa silenzio. Non hai sentito niente. Non ancora vuole niente. Correre questo. Questa gente ha sentito ogni cosa. Ora, hai intenzione di mantenere la parola? Sai cosa? Hai ragione. Me ne vado. Ma non pensare che finisca qui. È pieno di strade sulle quali correre. Vediamo che succede, ragazzi, perché mi puzza un po' sta cosa, ok? Mi sa tanto che devo ancora gareggiare, però non ne sono sicuro. Stiamo a vedere perché non ne sono sicuro. Se vuoi essere il vero campione. Perché a me il boss mi sa tanto che lui, questo qua, non quello. Non abbiamo niente contro di te. E io non ho niente contro di voi. Ma un campione ci deve pure essere. Quindi facciamo un'ultima ecco, gara lo sapevo. Facciamo un'ultima gara testa a testa, quindi devo gareggiare, ragazzi. Madonna mia, di nuovo. Ho fatto di tutto per vincere qua. No, ancora devo gareggiare. Quindi vabbè, credo che questa sia l'ultima gara, ragazzi, ok? Però che palle, dai, ho fatto di tutto per vincere e ancora devo gareggiare qui. Oh mio Dio, e guardate quanto corre quella 124 Abarth. Sta veramente correndo come se non ci fosse un domani, quindi... ok, ho vinto la prima gara, ma se questa qua non la vinco... spero che non devo rifare di nuovo tutto da capo, ragazzi, perché non me la sento proprio di fare tutta quella strada, perché non so neanche io come ho fatto a vincere, ok? Vi dico solo questo, non so neanche io... come ho fatto a vincere. Però devo dire che questa Chevrolet Camaro, ragazzi, sa il fatto suo, ok? Si guida veramente bene questa Chevrolet Camaro, quindi ci sta parecchio, dai. Penso che possiamo battere la 124 Abarth senza problemi, perché poi stiamo anche parlando di un motore da 440 cavalli. Almeno la mia è modificata così, non so la 124 quanto è in gioco. Guardate, guardate che curve che fa, quindi veramente fenomenale, ragazzi, veramente fenomenale. Questa qua è tipo modificata per essere tipo off-road, quindi diciamo sta tutto alla guida del pilota. Oh, la moto si guida. Oh, KTM, ragazzi, KTM. Ma qua ci vuole subito una terza persona, perché la prima non tanto mi convince. Vediamo come reagisci. Non ti preoccupare, bro. Non ti preoccupare, bro. Il mio KTM sa il fatto suo. Vai, siamo al 59%, ragazzi. Quindi possiamo vincere, ok? Il KTM ho la certezza che comunque è modificato a bestia. Vabbè, non tantissimo, però quel poco che ci permetterà comunque di stare molto avanti, ecco. Oh, ma dove va quello? Va giù. Ok, qua si gira, stiamo attenti. Potevo farlo già prima. Potevo farlo già prima, però.
Però sono sempre primo, in tutto ciò sono sempre primo, anche se qualcosina sto sbagliando, ok? Sono sempre primo. Vai KTM, vai KTM, siamo tutti sporchi ma non ce ne freghiamo. L'importante è vincere, ragazzi, e noi vinceremo. Cerchiamo sempre di non prendere un palo in faccia perché, diciamo, la sfiga è sempre questa, no? Che tipo alla fine si prende tipo un albero in faccia e tipo ti rallenta così tanto che tipo quello lì ci sorpassa e poi è finita. Vai 90% ragazzi, 90%, 90%, vai! Vai KTM 450, vai KTM 450, no! Vai! Sì ragazzi, sì! E vince! Ma voglio vedere che dice questo, ragazzi. Abbiamo vinto. Ecco l'elicottero, il mio elicottero. Complimenti. E poi ti sei liberato di Wade. Una giornatina piena, eh? E ora cosa fate? Il mio elicottero. Il mio elicottero. Ho vinto, sì. Ho vinto, ragazzi. Grande KTM. Io non so cosa stava guidando lui, ma secondo me... forse anche lui il KTM. Vediamo. Sì, anche lui il KTM, ok. Ok, ottieni il veicolo definitivo. Eccolo lì, sì, il mio fantastico elicottero, sì. Vai, ottieni. Grande, eccoci qua ragazzi. Eccolo qui, il mio fantastico elicottero vinto. Vedete che figata. Elicottero marcato live, live extreme. Fantastico, dai, vediamo un po' come si guida, giusto per... Beh, è abbastanza veloce. E ovviamente anche questo ha il NOS, quindi tanta roba ragazzi. Vediamo anche gli interni. Oh, fatti benissimo. Qua siamo tipo nel Grand Canyon, forse, sì. Dai, dai, ci sta, dai. È un veicolo figo per fare i fighi, ovviamente, in città, tipo Los Angeles, Miami, eccetera. Oh, lì c'è pure un tipo, avete visto? Sì, finalmente posso scalare le montagne, ragazzi. Vediamo se fa un trick. Sì, che lo fa. Oh, sì. Invece tipo un 360. Diciamo di sì. Diciamo di sì. Vai, vediamo come atterra. Troppo veloce, oddio. Beh, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, perché veramente è una bella cosa, dai, l'elicottero. L'elicottero è veramente qualcosa di esclusivo, particolare, che non hanno tutti. Quindi diciamo solo chi vince le gare e gioca, ok? Figata, figata. Sì. Vabbè, dai, direi che con questo è tutto e noi possiamo sentirci ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima.